sappiamo che questi sono gli ultimi tempi, la prova finale della Chiesa, e quindi stiamo attenti più che mai. Ecco, oggigiorno Satana è scatenato, Satana ha in mano il mondo, ha in mano la falsa Chiesa e ha i suoi falsi profeti che predicano pace e sicurezza. Innanzitutto vediamo il falso profeta Bergoglio, indicato anche dalle scritture, che predica proprio questo, predica l'obbedienza agli stati. Quando mai si è visto un papa predicare l'obbedienza alle politiche internazionali, alle organizzazioni internazionali e agli stati? Allora un papa dovrebbe predicare l'obbedienza alla parola di Dio, alla legge di Dio, ai comandamenti di Dio. E poi certamente se gli stati, le politiche sono concordi con i comandamenti di Dio, allora obbediamo anche agli stati, obbediamo alle politiche, ma se queste politiche, questi stati vanno contro i comandamenti di Dio, noi non dobbiamo obbedire, non abbiamo nessun obbligo di obbedire a questi governanti che sappiamo bene essere massoni, sappiamo bene essere anticristici, sappiamo bene che non sposano certamente. Addirittura l'Unione Europea voleva togliere il nome di Maria prima di Natale. Allora capiamo bene, ecco, da chi siamo governati, sia a livello internazionale, sia a livello nazionale, sia nella falsa Chiesa, perché Bergoglio sposa tutte queste politiche inique, benedice gente immorale, benedice, non richiama la conversione, non richiama alla grazia, non cita i comandamenti di Dio, e quindi capiamo bene che è un falso profeta, è un falso profeta indicato dalla lettera ai Tessalonicesi, che predica pace e sicurezza, ma senza predicare la legge di Dio, senza predicare Gesù Cristo. E allora stiamo attenti, perché la parola di Dio ce lo dice, pace e sicurezza ce la promette Bergoglio e tutti quelli che lavorano insieme a lui, attraverso l'obbedienza allo Stato, l'obbedienza alle leggi dello Stato e non alla legge di Dio, attraverso l'obbedienza alle politiche internazionali. E vediamo quante persone si stanno svegliando, stanno aprendo gli occhi, si stanno accorgendo degli inganni, delle bugie, delle menzogne, dei governanti e della falsa Chiesa che appunto non predica più Gesù Cristo in quanto è falsa, non può predicare la verità, ma predica tutt'altro. E quindi lo Spirito Santo è lo Spirito di verità che ci permette di stare svegli, di non cadere in tutti questi trabocchetti, in queste trappole. E quindi preghiamo più che mai, ecco, lo Spirito Santo che possa illuminarci, possa indicarci la via giusta da seguire, possa aiutarci ad obbedire al Signore e non agli uomini, come disse Pietro davanti ai capi dei farisei, davanti ai capi del popolo: bisogna obbedire a Dio e non piuttosto che agli uomini, e non agli uomini che appunto sono lontani da Dio. Certamente i cristiani hanno sempre pregato, sin dalle origini hanno pregato per i governanti, per chi ha delle responsabilità sociali, sempre per tutti. Ma se c'è un sistema iniquo, dobbiamo pregare che il Signore ci liberi al più presto da questo sistema iniquo. E come facciamo? Ecco, noi nel rosario chiediamo al Signore la liberazione del trono di Pietro usurpato, e dobbiamo pregare anche perché le nazioni possano avere dei governanti giusti, dei governanti che abbiano il timore di Dio, dei governanti che facciano gli interessi della popolazione e non che collaborino a questi piani di queste elite che governano il mondo, che poi alla fine sono pochi, è il potere in mano a una piccolissima percentuale di persone, ma queste persone si credono talmente potenti da addirittura lavorare contro Dio e contro le sue creature, le creature di Dio che sono fatte ad immagine e somiglianza di Dio, quelle creature per cui il Signore ha dato la sua vita, ha offerto la sua vita, è morto sulla croce per riscattarle con il suo sangue preziosissimo, con il suo sacrificio salvifico. E allora noi dobbiamo pregare più che mai lo Spirito Santo e conservare la pace nel cuore,